E faremos a preghiera do Rosário, porque a preghiera do Rosário é a preghiera que a Madonna tanto ama, a Madonna que te chiede de recitar a parte do mundo pela salvezza de todas as famílias. E como estamos com in tanti hoje a pregar, a nossa preghiera fará veramente o cuore da Madonna felice, per sia tanti dei suoi figli que hanno bisogno del suo aiuto di madre, del suo amore materno. Amém. Amém. Tua luce, vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce della beatissima, invadi nell'intimo il cuore sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Vogliamo offrire la nostra preghiera come riparazione dei nostri peccati, dei peccati oggi, assim na terra como no céu. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Cheia di graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Te saluto, Pinto. Ó meu Jesus, Regina del Rosario e della Pace, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina dei Giovani, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge governa me, che tu hai guidato dalla mia pace. Angelo di Dio, Angelo di Dio, questo canto la Madonna ha insegnato in un'apparizione e dice: amate, amate, amate i miei figli, amate, amate, amate con cuore, Gesù mio Dio e Signore, Gesù che venga al tuo regno d'amore, adorate, adorate, adorate i miei figli, adorate, adorate. Regno di amore, Gesù, Gesù, voi, Gesù. Nel primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, per il sì che la Vergine Madre ha donato a Dio, che possiamo anche noi donare un sì vero al Signore, un sì con coraggio. O Senhor è convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega per noi peccatori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, prega. Piangenti, piangenti in questa valle di lacrime, orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, Vergine Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti resi degni delle promesse di Cristo. Regina, Madre di misericordia, vita, dolce,
nostra salve. A te ritorniamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostra. Até breve. Possano mettere in pratica messaggio di preghiera, messaggio di conversione, messaggio di cambiamento di vita. Se volete avere la pace di Dio nella vostra famiglia, nella vostra vita, dovete primeramente pregare, chiedere perdono dei vostri peccati, chiedere ogni giorno la luce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo possa illuminare i vostri cuori, le vostre famiglie, i vostri cari. La Madonna ha insegnato che dobbiamo pregare il rosario, perché se non preghiamo il rosario, se non preghiamo in famiglia, come vogliamo che il Signore doni a noi le sue grazie? Come possiamo meritare le grazie e benedizioni del cielo se non vogliamo fare la prima parte, che è pregare e anche abbandonare le cose sbagliate? E come la Madonna rimane triste quando vede genitori che non pregano con i loro figli e figli con i loro genitori. Se volete che la grazia e la luce di Dio sia con voi, dovete voi primeramente fare la prima parte, pregare. Questo è il messaggio che la Madonna insegna e chiede in ogni apparizione, ossia qui, ossia in Amazzonia, quando ha detto pregate, pregate, prega, prega. Conversione. Abbiamo bisogno di conversione. Se ora non hanno abbandonato le cose sbagliate, una persona di Dio, una persona che vive un cammino di fede e di conversione, non può vivere nell'adulterio, non può vivere nel peccato, non può vivere nell'oscurità, perché quando una persona si converte, quando una persona che possiamo aprire il nostro cuore a Gesù. E la Madonna dice che noi dobbiamo primeramente confessare i nostri peccati. Quante persone che non vanno in chiesa, quante persone che vanno in chiesa ma non confessano i loro peccati. E la Madonna dice, può chiedere 1.000 volte, 2.000 volte perdono dei tuoi peccati a casa tua, ma se tu non vai andare a confessarsi da un sacerdote, Dio non può perdonare i tuoi peccati. Perché come Gesù ha detto nella parola, quando è apparso lì, in mezzo agli apostoli ha soffiato, ricevete lo Spirito Santo, e Gesù ha soffiato, i peccati che voi perdonate saranno perdonati. Ma quelli peccati che non perdonate non saranno perdonati. E per questo dobbiamo andare sempre dai sacerdoti da confessare i nostri peccati. La Madonna chiede rosario, la Madonna chiede confessione, la Madonna chiede Eucaristia, Santa Messa, o digiuno, o vivere la parola di Dio, ma la Madonna dice che dobbiamo fare queste cose per avere la forza, la grazia, la luce di Dio
per aiutare quelli che soffrono, per portare la luce del Signore a quelli che sono nelle tenebre, per aiutare quelli che non hanno la pace. Non vivo dentro della nostra casa, non parliamo neanche ai nostri di Dio. Come possiamo volere portare la luce di Dio agli altri? Parare tanti peccati che sono commessi nel mondo. E la Madonna chiede pace, pace.